L'ospite speciale della nostra puntata è una regista, sceneggiatrice, scrittrice, fotografa e anche produttrice. Ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Tokyo International Film Festival e il Sundance Film Festival. Ho il piacere di incontrare per voi Roberta Torre. Stai lavorando a Lunaria, un adattamento teatrale di Vincenzo Consolo. Parlaci un po' di questo lavoro. Ma diciamo che in realtà è un testo che nasce come un testo letterario, perché appunto Lunaria è un romanzo scritto in forma poetica, e lo stesso Consolo dice che appunto Lunaria è un testo difficilmente adatto per il teatro, e difatti in realtà noi stiamo lavorando su un adattamento che mescola varie cose, tra cui anche la musica, e quindi l'idea di farne una sorta di opera barocca in qualche modo. Tano da morire, Angela, i baci mai dati. Come definiresti il tuo cinema? È difficile definirsi, eh? Anzi, io poi odio le definizioni, quindi non lo definirei. Certamente, allora posso dire che io parto quasi sempre dalla realtà, nonostante le apparenze poi siano quelle invece di una sorta di, come dire, di messa in scena anche di favolistica, grottesca, sicuramente molto legata alla musica, però è come se avessi la necessità di partire sempre da una base reale. E non è sicuramente un cinema che guarda al realismo, nello stesso tempo lo contiene. Tra cinema e teatro, cosa preferisci? Credo che non ci sia una scelta, non a caso fin dall'inizio della mia carriera io ho sempre alternato cinema e teatro, e diciamo che il teatro l'ho sempre tenuto come una sorta di desiderio nascosto, e desiderio segreto, forse intuendo che prima o poi mi avrebbe creato una specie di, come dire, di spiaggia sicura da quella che può essere un lavoro troppo estenuante nel cinema. Di quale film, presente o passato, avresti voluto curare la regia? Penso alla Dolce Vita, anche se in realtà è molto lontano dal mio immaginario estetico, però nel contenuto è vicino, molto vicino. Del resto tutto Fellini è molto vicino a me. Tu sei milanese di nascita, ma hai girato molte volte in Sicilia. Cosa ti lega alla nostra terra? Questo è difficilissimo. Io sono capitata qui diciamo nel 90, quasi per caso, e poi è sempre rimasto un legame fortissimo, ambivalente, violento, fatto di fughe, di ritorni, di odi, di amori. E ogni volta che torno a Palermo, e comunque io ho un legame molto forte con Palermo proprio, più che con la Sicilia tutta. Diciamo che è una città che mi stupisce continuamente, mi stupisce sempre. Io una volta per scherzo dissi Palermo è come New York, come se ogni volta che io ci torno la trovo diversa. Avresti voluto fare la psicanalista, poi hai preso una laurea in filosofia, poi una specializzazione in regia alla Civica Scuola di Cinema e Televisione. Com'è stato intraprendere questa carriera? E per una donna è stato difficile? In realtà io ho sempre mantenuto una grossa parte di gioco nel mio lavoro, quindi ho mescolato quello che era un desiderio profondo di giocare con un desiderio profondo di farmi i fatti degli altri, di intrufolarmi nella vita altrui, di raccontare le storie, di scrutare nell'animo degli esseri umani, di vedere che cosa potevano raccontarmi e che tipo di mistero avevano, ecco, perché sono molto attratta dai segreti degli esseri umani. La difficoltà, sì, per una donna penso sia difficilissimo lavorare nel cinema, lavorare nel teatro, ma in realtà secondo me per una donna è difficile ricoprire comunque dei posti di potere, dove il potere in questo caso è rappresentato dall'immaginario. La nazione vive una profonda crisi economica e sociale. Qual è la situazione del cinema italiano? La situazione del cinema italiano è, secondo me, a prescindere dalla crisi attuale, è una situazione di crisi che in qualche modo
dura da parecchio. Difatti poi gli italiani si sconvolgono quando in qualche modo in occasioni internazionali i nostri film non superano la soglia della nazione. Io credo che ci sia da fare un ripensamento su quello che è proprio il cinema italiano, proprio da parte, diciamo, sia di chi lo produce innanzitutto, sia degli autori, sia anche dei fruitori, perché la fruizione del cinema oggi è cambiata e cambierà sempre di più. La sala è importante, resterà sempre un punto d'arrivo fondamentale del cinema, però purtroppo o per fortuna la sala non sarà più l'unico punto d'arrivo del cinema. E poi c'è una necessità forte da parte degli autori italiani di guardare oltre. E dunque, secondo me, il passaggio per il cinema italiano basilare è questo: capire che dobbiamo uscire dai confini di casa nostra per raccontare delle storie che con i nostri volti, i nostri umori, i nostri sonori, le nostre facce, però vadano oltre quella che è una visione italiana. Se hai questo dono, non possiamo essere egoisti.